più veloce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo ragazzo sta imparando a usare un defibrillatore per poter intervenire prontamente nel caso in cui dovesse trovarsi di fronte ad una persona colpita da arresto cardiaco. A insegnargli come si fa sono i medici dell'ASL di Bari specializzati nell'attività di pronto soccorso e impegnati in una lezione con tanto di simulazione. Succede nell'auditorium dell'Istituto Canudo di Gioia del Colle, protagonista di un'iniziativa esempio di buona scuola. La donazione all'istituto di due defibrillatori, uno per il liceo classico, l'altro per lo scientifico, da parte dell'Associazione dei Genitori del Canudo, grazie al denaro ricavato da un'iniziativa di beneficenza messa in piedi per ricordare Tommaso Catucci, studente scomparso un anno e mezzo fa e che la scuola non potrà mai dimenticare. Se l'abbiamo fatto, seguiranno altre iniziative per venire incontro alla buona scuola, come ho detto prima. Obiettivo: fornire l'istituto di strumenti di pronto intervento anche in considerazione del fatto che la scuola ospita tante associazioni sportive. Un'aritmia pericolosa si può verificare anche in ragazzi giovani in buona salute. Meglio quindi poter intervenire in fretta. Ci teniamo adesso ad avviare tutta una serie di attività per il personale, di formazione e di informazione per gli studenti. Che fare? Riconoscere i segni e i sintomi dell'arresto cardiaco, la coscienza, il respiro e il polso e quindi intervenire precocemente, perché solo l'intervenire in maniera precoce può darci un risultato.